Cari amici, eccoci al nostro primo passo in questa serie di video in cui cercheremo di entrare nel libro degli Atti degli Apostoli, che è un libro antico, antichissimo, fa parte proprio dei primi scritti della comunità cristiana, quindi siamo nel primo secolo molto probabilmente, è il secondo racconto che l'autore del Vangelo, del terzo Vangelo, San Luca, fa. Nel Vangelo è raccontato tutte le vicende che riguardavano Gesù, dal battesimo, anzi sì, è lui portato addirittura fino all'infanzia di Gesù, fino al momento in cui è stato assunto in cielo. E dice appunto al suo amico Teofilo, all'inizio degli Atti degli Apostoli, che ora vuole fare un secondo discorso, un secondo racconto. E questo appunto è il racconto degli Atti degli Apostoli. Possiamo leggerlo in tanti modi, vi lascerò anche proprio sotto qui, sotto questo video, delle indicazioni per poter approfondire gli Atti degli Apostoli con altri video o con altri contributi. Noi qui ci limiteremo semplicemente a dare alcune linee che possono farci venire il desiderio di leggere questo libro, di farci prendere dal suo dinamismo interiore ed esteriore. È un libro di viaggi, essenzialmente. È il viaggio della fede cristiana che parte dalla città di Gerusalemme e giunge fino ai confini del mondo. Proprio così. E è bello vedere che Gerusalemme, come lo era stato già nel Vangelo, adesso è la protagonista. A Gerusalemme avvengono degli eventi centrali, degli eventi che segnano uno snodo nelle vicende sia del libro ma soprattutto della vita dell'annuncio del Vangelo che la prima comunità cristiana sta diffondendo nel mondo. Tutto comincia appunto a Gerusalemme. Restate in città, dice appunto Gesù risorto prima di ascendere al cielo ai suoi discepoli. In questa città appunto si svolgono i primi capitoli degli Atti degli Apostoli, in cui la comunità prima è paurosa, poi invece dopo la Pentecoste prende coraggio e giunge perfino a sfidare il potere religioso e sociale della città. Ma la persecuzione con la morte di Stefano crea una situazione insostenibile. I cristiani sono costretti a lasciare la città. E dal capitolo ottavo comincia questa dispersione, la scena cambia, gli eventi non si svolgono più nella città ma si svolgono invece attorno alla città di Gerusalemme, persino appunto la conversione o vocazione di Saulo, che diventa poi il protagonista della seconda parte di questo libro, avviene non a Gerusalemme. E dunque comincia questo grande viaggio. Ma Gerusalemme ritorna. Ritorna nel capitolo quindicesimo, quando dopo il grande successo di Barnaba e Paolo nella città di Antiochia, sorge la grande questione della Chiesa antica, della prima Chiesa. E cioè, se coloro che si convertono al Vangelo dal paganesimo devono essere sottomessi a tutte le esigenze della legge mosaica. E così si radunano insieme gli apostoli con i principali capi delle comunità a Gerusalemme. Ed ecco che Gerusalemme torna centrale in un nuovo capitolo, il quindicesimo, che è, potremmo dire, davvero un turn point del racconto degli Atti degli Apostoli, ma anche della vita della Chiesa nascente. Tanto che da questo punto in poi Pietro scompare e l'unico protagonista rimane invece San Paolo. E San Paolo, dopo questo evento
di quello che viene definito, forse anche un po' impropriamente, il Concilio di Gerusalemme, nel capitolo 15, come abbiamo detto, ecco che prende una, potremmo dire, una rincorsa nella sua opera di annuncio del Vangelo, con tante situazioni avventurose, fino a giungere addirittura in Europa, in Grecia, anzi, addirittura entra nel cuore della vita culturale della sua epoca, ad Atene, dove tiene un discorso davanti ai grandi sapienti. Ma qui si prepara uno snodo ancora più avvincente, perché a un certo punto Paolo torna a Gerusalemme per recare ai poveri di Gerusalemme il frutto che aveva raccolto nelle collette in tutte le altre comunità che erano appena nate, lì viene preso, arrestato e accusato. Gerusalemme di nuovo torna per essere il luogo della prigionia, un po' come era stato per Gesù. Ma qui è una prigionia molto strana, perché Paolo, a un certo punto, appellandosi a Cesare, crea davvero la vera svolta finale di questa opera. E sì, perché Paolo, essendo cittadino romano, ha diritto di essere giudicato da Cesare. E dunque viene inviato a Roma. Da Gerusalemme il Vangelo giunge non solo nel cuore culturale della sua epoca, appunto, che era Atene, neanche, potremmo dire, nel cuore economico, finanziario, dei grandi commerci che era Corinto, Efeso, ma addirittura giunge nel cuore del mondo dell'epoca, a Roma, dove appunto termina questo lungo viaggio avventurosissimo in cui Paolo viene portato prigioniero verso Roma. È il viaggio definitivo del Vangelo, che da Gerusalemme giunge fino ai confini del mondo, fino a Roma. È davvero dunque un libro ricco di avventure, di colpi di scena, che noi dovremmo davvero leggere dall'inizio alla fine per comprendere la ricchezza e la bellezza di questo libro. Ti consiglio di farlo in questi giorni. Prova a leggere gli Atti degli Apostoli così, come se fosse un piccolo romanzo, un piccolo racconto, dall'inizio alla fine. Sono 28 capitoli che ti possono prendere, che ti possono anche avvincere. Ci sono anche lunghi discorsi, ma c'è tanta azione. Prova a leggerlo e mi dirai. Anzi, scrivi le tue impressioni qui sotto nei commenti. Condividi questo video e se puoi iscriviti, fai iscrivere, perché molte persone possano scoprire la bellezza di questo cammino che stiamo facendo negli Atti degli Apostoli. A presto, al prossimo giovedì.